Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi sono qui perché qualcuno di voi mi ha chiesto di fare la skincare routine, quindi oggi sono qui per farvi vedere, diciamo, anche i prodottini che a me mi piacciono di più di Yves Rocher, perché comunque io di solito li faccio vedere tramite il mio profilo Instagram, facendo appunto questi video dove mi strucco, cose del genere, però qui su YouTube non ho mai portati e quindi voglio appunto farvi vedere i miei prodottini top, diciamo, di questa azienda. Una cosa molto importante, vi voglio chiedere pietà perché questo sarà, o proverò almeno a fare il mio primo video montato, diciamo, di solito registro senza andare a ritoccare il video, quindi vediamo un po' come sarà, vi chiedo veramente pietà. Quindi iniziamo subito. Allora, io porto una leggera base. In questo momento non si vede dalla luce, ma porto appunto la BB Cream di Yves Rocher, che mi piace da morire, un po' di mascara e il mattitone, sempre di Yves Rocher, questo qua, che è Sable Doré. Questo qua che appunto metto così quando devo uscire o cose del genere, molto veloce, che mi va appunto a dare un leggero colore sulle labbra senza appunto essere un vero rossetto. Quindi prima di iniziare ovviamente dobbiamo andarci a struccare, visto che ho acquistato l'ultima volta sull'ultimo ordine questo guanto struccante, lo voglio appunto andare, ve lo voglio far vedere appunto in azione per farvi vedere che funziona ed è una scelta super ecologica, ok? Dopo aver bagnato il guanto con della semplicissima acqua tiepida, senza nessun detergente o nessuno struccante, così appunto è umida la spugnetta, andiamo semplicemente a passarla sul viso senza niente, senza nessun problema. Quindi ora ve la faccio vedere. È un guanto in microfibra che ha un tempo di durata di 3 mesi. Dopo 3 mesi appunto va cambiata, anche perché a forza di andarci a struccare, ad andarla a pulirla, dopo un po' non si pulisce più, appunto. È come una beauty blender, diciamo, dopo un po' che vi ci truccate, ovviamente va cambiata. E questo appunto è il risultato del matitone e della BB cream. Vi faccio vedere che strucca benissimo anche il mascara senza nessun problema. Io vado a fare questo movimento portando il mascara verso il basso, come potete vedere, e una volta che sono andata a togliere tutto il mascara da sopra, nella parte superiore dell'occhio, scusate i cambiamenti di luce, appunto come vedete il mascara è sceso tutto sotto, quindi vado a pulire da sotto semplicemente l'occhio. E l'occhio è più o meno struccato. Quanto ci ho messo? 5 secondi. E vado a fare la stessa cosa anche sull'altro occhio, quindi vado a portare il mascara verso il basso. Questo lo faccio sia con il guanto, ma anche quando mi strucco con lo struccante bifasico. E poi appunto vado a pulire l'occhio verso il basso, perché poi sappiamo benissimo che ovviamente la pulizia del viso non è solo questo, quindi dobbiamo andare a fare altri molti passaggi. E questo qua è pulito il viso e questo è il risultato del guanto. Questo guanto va semplicemente lavato con un po' di sapone, poco, perché poi è una cosa che comunque va rimessa in viso, quindi il sapone non deve essere troppo forte, sennò va a irritare, diciamo, la pelle, e dell'acqua tiepida e il guanto torna pulito, ve lo giuro. Ok, adesso continuiamo con la nostra skincare e io vado a con l'acqua micellare, questa qua è quella bifasica, vado a controllare se i miei occhi sono effettivamente puliti. Io vado sempre a tagliare i cotton pack, si chiamano, mi sembra, li vado a tagliare appunto per sprecarli il meno possibile, perché sono molto ecologista da quando sono entrata appunto all'interno di questa azienda, quindi vado a togliere per bene tutto lo struccante, tutto il mascara appunto che era rimasto, vedete, sugli occhi. Così vado a fare appunto dei leggeri movimenti, anche se questo struccante non brucia per niente, anche se lascio appunto l'occhio aperto, se lo passo proprio dentro l'occhio così non brucia assolutamente, quindi anche questa è una nota super positiva. E la vado a pulire. Una cosa che volevo dirvi era che o utilizzo appunto il guanto per struccarmi, oppure vado all'interno della mia dispensina dei prodotti e adesso non c'è, eccolo,
vado ad utilizzare questo detergente, magari quando ho un pochino più tempo, diciamo, cose del genere, ma volevo farvi vedere il guanto oggi, quindi ho utilizzato quel metodo di struccamento. Se no, utilizzo questo qua, che è il detergente della linea Elixir Jeunesse. Questa qua è quella che ha dentro le micro perline, tipo, che va anche a fare da esfoliante quotidiano. E io lo utilizzo insieme al mio Foreo, questo qua. Se no, è fantastico anche utilizzato con la spugnetta Konjac, che ho anche quella ovviamente, con la spugnetta Konjac per appunto andare a detergere il viso. Come prodotto è buono, perché comunque è un detergente, però devo dirvi la verità, questo è il mio secondo detergente di Vrochet. Il primo era quello della linea Hydra Vegetal e mi dispiace ragazzi, quello è veramente ottimo, quindi sto aspettando di terminarlo e poi riacquisterò sicuramente quello della linea Hydra Vegetal, perché buono, eh? Va a sfogliare la pelle, fa il suo dovere, strucca alla perfezione, ma come quello della Hydra Vegetal, ragazzi, ce l'ho nel cuore, quindi proprio va bene. Per andare a controllare in maniera migliore se il mio viso è deterso, ops, vedete, faccio così per andare appunto a risparmiare. Se per andare a controllare se il mio viso è deterso, vado a prendere sempre dalla mia pochettina, questa qua era quella il regalo da parte dell'azienda, del latte detergente. Il latte detergente serve appunto per andare a rimuovere tutti quei residui di trucco che abbiamo sul viso. Allora ragazzi, questo adesso vi dico un trucchetto. Io non ho mai utilizzato il latte detergente, ok? Un giorno, così per caso, dico fammi vedere a cosa serve questo latte detergente. Quindi mi sono struccata, ok, con il detergente, quindi proprio una pulizia profonda, no? Mi sono struccata e poi ho detto fammi andare a vedere un po' che cosa serve questo detergente. Quindi sono andata a mettere il detergente dopo che mi sono struccata. Ma voi ci credete che la spugnetta era ancora sporca? Perché la pelle non basta struccarla soltanto con un passaggio, ma ne servono molti. Perché il trucco, guardate, ma avete visto che mi sono struccata? Questo qua è il risultato. La pelle ha molti strati, quindi il prodotto si va a depositare non solo sul primo strato, ma anche su quelli sottostanti. Quindi è importantissimo andare a struccare la pelle con vari passaggi. E il latte detergente io lo utilizzo anche quando sono struccata, che magari sono uscita la mattina, sono stata in giro tutto il giorno, quando torno passo semplicemente il latte detergente e tanto il cotton pack è sporco con tutti i gas, con tutte le cose che stanno fuori, capito? Quindi è importantissimo il passaggio del latte detergente, che prima sottovalutavo molto anch'io. Ora vado a prendere l'altra metà del cotton pack e vado ad utilizzare il tonico. Questo tonico, ragazze, me l'hanno regalato, ma non è buono, nel senso, lo utilizzo perché comunque il suo compito lo fa, diciamo, però non è buono quanto quello. Io mi dispiace, sembro che mi hanno pagato, che faccio queste cose così, ma ve lo giuro, io l'ho provato e l'ho finito, appunto sto utilizzando questo perché comunque lo devo finire. Questo qua è della Corpo Libero, il tonico analcolico del Corpo Libero, ma io di solito utilizzo quello della Hydra Vegetal, ovviamente, che in questo album, nell'album 7, sta anche in sconto a 4,95€. Quindi vado a utilizzare il tonico sul mio viso perché il tonico va ulteriormente a rimuovere, diciamo, tutte quelle cosine che sono rimaste sul viso. Inoltre vanno a togliere l'azione oleosa che ci ha lasciato invece il latte detergente e va a rineutralizzare il pH della nostra pelle, quindi rendendola ancora meglio pronta, diciamo, per l'utilizzo della crema. Quindi una volta che ho applicato il tonico, vado appunto a prepararmi all'ultimo passaggio. Questo tonico appunto non mi piace molto, adesso basta lasciarlo asciugare un pochino e poi si va
mettere la crema, appunto. Dei passaggi che faccio 2-3 volte a settimana sono le maschere, che in questo video non vi ho fatto vedere, ma io utilizzo queste due. Allora, questa è la maschera in mini size della Hydra Vegetal, è la novità dello scorso album, mi sembra dell'album 5, sì. Questa è la novità dell'album 5, che però io avevo già testato ed è veramente buona. Questa qua la utilizzo, siccome una pelle mista, la utilizzo soltanto sulle guance. Mentre questa, che è la linea di maschere che abbiamo appunto noi sul catalogo sempre, è quella purificante, che la vado a utilizzare soltanto sul mento, sul naso e sulla fronte, quindi sulla zona T, dove sono maggiormente grassa. E questa appunto, anche questa è ottima, perché veramente entrambe le maschere bastano 5 minuti e si asciugano subito sul vostro viso e avete la pelle pronta per andare poi a truccarvi, a mettere la crema e tutto quanto. Quindi sono ottime anche queste due mascherine. C'è anche la maschera idratante della stessa linea, quindi vedete voi, perché questa mi sembra che c'è da 75 ml, queste invece sono le confezioni da 30 ml. Poi, come altri passaggi, io vado a utilizzare appunto la crema idratante una volta che il tonico appunto si è asciugato, ma prima di tutto vado con questo, scusate, che è appunto il contorno occhi antifatica della linea idratante. Io non ho particolari borse o occhiaie, però vado a idratare appunto il mio contorno occhi, perché dopo tutti questi passaggi appunto è molto sensibile andare a struffare comunque il contorno occhi, a renderlo maggiormente sensibile, e è una parte molto molto sottile del nostro viso e della nostra pelle. Quindi io vado semplicemente a fare questi movimenti circolari nel contorno occhi fino allo zigomo, appunto fino a qua, e poi torno su sotto la sopracciglia così. E infatti adesso brucia, perché sono andata appunto a struccare molto velocemente così, e quindi è molto irritata come zona, diciamo. Quindi è molto importante il contorno occhi anche per questo. Semplicemente, non so se vedete il riflesso, non lo vado a stendere, diciamo, ulteriormente, ma lo lascio asciugare ed assorbire da solo. Poi vado a mettere questa qua, che è la nuovissima per me, non l'avevo mai provata, il gel della linea Hydra Vegetal, mentre io avevo provato e finito la crema della Hydra Vegetal. Allora, su questa cosa mi ci voglio fermare un secondo. Allora, questa, il gel, è per pelli miste, mentre la crema è per pelli secche. Io ho una pelle mista, per questo mi sono riacquistata, anzi ho acquistato per la prima volta il gel, ma ragazzi, la crema è molto meglio, perché il gel è fantastico se voi dovete, siete quelle persone che la mettono e poi si truccano, ok? Il gel, se voi vi mettete la crema e poi vi andate a truccare, il gel è fatto apposta per voi, perché è molto, anche se è gel, è molto denso come gel, quindi non è uno di quei gel che dovete subito andarvelo a spalmare, perché sennò appunto vi cola o cose del genere. È molto denso come gel, non dà fastidio la texture gel, diciamo, non è quello il problema. Si asciuga molto rapidamente, quindi fantastico, ma non mi va ad idratare ovviamente come la crema idratante. Allora, ripeto, se siete quelle persone che mettono la crema una volta così, prima di truccarsi al volo, allora il gel è perfetto per voi. Se siete come me, che mettete la crema una volta che siete usciti dalla doccia per andare a dormire, il gel, ragazzi, non vi fa niente. Perché? Perché la mattina dopo io non ho la pelle idratata. Me la metto la sera, il gel, la mattina dopo quando mi sveglio me lo devo rimettere, perché la pelle mi tira. Invece con la crema non avevo assolutamente questi problemi. Certo, lascia la pelle più oleosa, ma sappiamo che quando andiamo a dormire è anche fondamentale che lasciamo questo strato di olio sulla pelle, se no la mattina dopo la nostra pelle riproduce olio e quindi appunto andrà a formare la pelle grassa che tanto viene odiata. Quindi questi sono tutti i passaggi della mia skincare, quindi ricapitolando, abbiamo il guanto struccante o il detergente, l'acqua micellare qualche volta, perché poi adesso ho scoperto appunto il latte detergente, quindi vado ad utilizzare più il latte detergente, il tonico che ora non ho ma sto ordinando nel mio prossimo ordine, perché appunto mi è finito, quindi il tonico idratante della linea Hydra Vegetal. Successivamente vado o a utilizzare le maschere,
quando ho pulito bene il mio viso, oppure vado semplicemente appunto a mettere le varie cremine, le maschere. Quando utilizzo le maschere le vado a togliere appunto o con la spugnetta Gonjac o con il Foreo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio, spero di non avervi annoiato, spero che questo video esca bene. Vi lascio il mio profilo Instagram nel box informazioni per andarmi a seguire sul mio profilo Instagram, che anche lì metto sempre delle cosine nuove. Vi mando un grande abbraccio, ci vediamo al prossimo video che dovrebbe essere album 7.